Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Resident Evil 5 per PS3. Allora, in questa parte dovremmo andare a affrontare il capitolo 5-2, che se non sbaglio è quello che ci vedrà di nuovo alle prese contro Ouroboros, se non ricordo male. E tra l'altro, registro questo gameplay nel momento, non posso fare diversamente perché non ho altro tempo per registrare, nel momento in cui c'è la festa del paese, qual è? Quindi ho esattamente le giostre montate a 20 metri, quindi è probabile che in sottofondo sentirete il rumore tipo tuz, 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 roba del genere. Fate finta che non ci sia. Purtroppo non posso registrare in altro momento se non ora. Quindi musica techno che ci accompagnerà e bambini urlanti in caccia di Pokémon. Però devo registrare per forza. Allora, però, e spero che non si senta nulla. Ok, qua ho fatto la scorsa parte. Ah, una bella sezioncina. Quella contro quel boss schifido? Sì. Alright, let's find her then. Ok, quindi andiamo. Dobbiamo cercare Jill per la miseria. Abbiamo bisogno di sapere che fine abbia fatto. Perché abbiamo visto che c'era la sua capsula, ma lei non c'era. E quindi suppongo che da qualche parte sia finita. Ora, un po' di casse, bam. Guarda, ti lascio un po' di colpi, guarda, te li lascio. Tanto io poi ho altro. Questi me li prendo io, bionda. Ok, io tanto ho un po' di roba, ce l'ho. C'è qualche roba verde qua? No. Perfetto, boom, calcione. Ah, sta sezione qua, sì, me la ricordo. Ah, quella qui bisogna ripararsi dietro le sporgenze. Yes. E allora, sai che facciamo? Andiamo qua e ci ripariamo. E poi prendiamo questo e... Guarda, eh. Badaboom. Nice shot. Due. Ok, e poi basta. E poi il resto facciamo fuori. Wait. Facciamo fuori col. Riesci a ammazzarlo tu, Sheva? Non riesci a ammazzarlo lei. Vabbè. Ok, allora. Ci nascondiamo qua. Ok. Seccalo. Aspetta. Via, fuori dalle balle. Perfect. Quello lo ammazziamo così. Yes. Pistolina, di nuovo. E lui questi hanno la maschera, quindi sono abbastanza invulnerabili alla testa. Ok, quindi non si possono fare gli headshot a questi. Tra l'altro se mi fossi tenuto delle munizioni di pistola sarebbe stato meglio. Ah, una granata accecante, buono. Allora, ripariamoci. Non usare l'erba verde, sceva. Ok, ricarichiamo un attimo questo visto che ce l'abbiamo. Tra l'altro ho migliorato tra una parte e l'altra la capienza del fucile. Quindi può portare solo 9 proiettili. Basta. Possiamo andarcene, bene. Cerchiamo di fare il tutto con tatticismo per evitare di subire troppi danni. Questi li prendo io. Beh, questi li prendo io. Bionda. Qua c'è qualcosa. Sì. C'è qualcosa qua, sì. Queste le prendo io e poi un po' di soldini. Ok. Aspetta che abbasso un po' il volume perché non sento. Sento solo il suono della TV e non capisco niente di quello che sto facendo. Cazzo! Nice shot! E sai che ti dico? No, aspetta. Attacca. Stavo cercando di fare fuori qualcuno dalla distanza. Vieni un po' qua, vieni, vieni, Sheva. Vieni. Attiriamoli qua se riusciamo. Che è meglio. Vieni. Wow, Dabadu. No, mancato. Oh, meno male che c'è Sheva. Se trovate che ho un po' di impaccio nei comandi, non è casuale la cosa. È perché ho iniziato Resident Evil 0 qualche giorno fa. Perché volevo giocarmelo un pochino per fare il gameplay poi. E quanto cazzo sei forte? E quindi adesso c'ho in testa settati i comandi di Resident Evil 0. Quindi devo un attimo riabituarmi. Wey, nice shot. Tanto adesso usa l'erba verde, lei sicuro. C'è qualcuno che sta lanciando delle. Sta lanciando delle granate accecanti. Non so chi sia, ma è qualcuno molto fastidioso. Vaffanculo, basta. Dai, da infame. Quanti cazzo siete? Oh. E basta un po'. Girati. Bastardo. Girati. Vabbè.
Perfetto, l'italica. Vieni qua. Giù. Yeah. Volevo evitare di consumare troppe munizioni. Porca puttana. Sti bastardi. E muori. Minchia, ma se sono resistenti. Ho finito pure i colpi, tra l'altro, qua. Dunque. Tanto io ho qualche curativo. No, però ce l'ha lei, quindi sicuro fra poco lo userà. Ok, vieni qua, Sheva. Roger, prendi questi. Potrei anche lasciarmi qualche colpo per me di pistola. Comunque, qua, doppietta. Questo ho subito un po' di danni perché volevo evitare di buttarmi in bocca ai nemici. E si è vista il risultato. Ok, qua, che culo, sempre munizioni tue, ma va a fa un bagno. Ok, mi avete lasciato altro? Ma figurati, ma quando mai? Allora, qua c'è qualcosa, sì. Volevo. Ok, distruggi questo, buono. Colpi di doppietta. Chi cazzo c'è? Sento rumoreggiare. Oi, bastardo. Pestone in the head. Infame, dove cazzo eri? Ti eri nascosto qua. Vabbè. Ok, quindi adesso io ho occupato lo spazio. Uno spazio libero con un'erba rossa di cui non mi faccio nulla, vabbè, non fa niente. Vieni, che apriamo sta porta. Dall'altra parte sceva. Ah, per la miseria. Qual è sta mucchiata? Good. Allora, qua. Sì, vediamo se c'è qualcosa per la pistola. Prendo io, se non ti dispiace. Colpi di Magnum. Non ho la Magnum dietro. Interessante. Questi te la lascio a te. Va bene, teniamo questa perché. Ok, oh, qua dobbiamo stare attenti. No, devo prima cercare di ammazzare. Ok, facciamo avvicinare questo e lo ammazziamo. Ok, ma puttana merda. No, che cazzo. Muori, muori. No, via. Equipaggia questa. Che così la plaga muore. Intanto io prendo questo e ammazzo il tipo qua e il tipo qua. Muori. Yeah. Ok, il curativo ce lo siamo fottuti, però no, non fa niente. Ah, ce n'è ancora uno. E muori, bastardo. Ce n'era ancora uno qua. Bene. C'è altra gentaglia che vuole botte? Spero di no. Aspetta un attimo, controlliamo. Ok, ricarica questo. Ho un po' di colpi di doppietta per fortuna. Ok, vedo Sheva che mira, non so a chi, ma probabilmente ha visto qualcosa. Ok, qua questo e questo. Ok, teniamo la doppietta equipaggiata. Soldi e casse che distruggeremo prontamente per recuperare soldi. Ci servono munizioni. Ok, anche i soldi ci servono, eh. Ok, questo no, vieniti a riparare qua. Questo, buono. Riparati. E poi facciamo una bella cosa. Yeah. Fantastico. Bene, brava Sheva. Bravissima. Bene. Continuiamo a recuperare munizioni pistola. Non le posso prendere. Minchia, c'ho il fucile così ben messo. Aspetta un attimo, posso ricaricare? Ah, per uno non posso prendere. Allora prendo questa, prendo questa e prendo questa. E queste li lascio prendere a te. Li hai già presi? Ah, fai di testa tu, bionda. Va bene, va bene, va bene. Un'altra cosa esplosiva. Ce ne sono un po' troppi. Secondo me c'è l'inculata. Secondo me c'è l'inculata. Troviamo anche un sacco di granate accecanti. Bene, che facciamo? Andiamo? Oh yes. Curativi? Zero, stiamo attenti, stiamo attenti, Sali. Stiamo attenti perché non abbiamo curativi. Spero di trovare qualcosa adesso in giro. Perché ho un'erba rossa che posso mischiare, quindi qualcosa di buono lo ottengo. Però bisogna stare attenti, Russo. Successiva. Not
Pensavi fosse morto, ma quello è tenace. Quello non è che lo ammazzi così come se niente fosse. Sì, prendili tu. Fai una cosa. Adesso mi serve che tu mi dai. Fai una cosa. Se tu la prendi, lei riesce a mischiare da sola in autonomia. Brava. Però ti do questa a te. E il curativo, se non ti dispiace, me lo prendo io. Perché ne abbiamo solo uno. E se tu lo usi malamente, ci inculiamo. 5 colpi di pistola, cioè niente. Conviene usare un po' quelli di doppietta. Oh! Oh shit! Merda puttana! Wow 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 wow! Aiutami! Ok? Usiamo un po' di questi colpi. Magari cerchiamo di liberarci di un po' di gentaglia. Vai, attacca. Attacca, vai, attacca. Pesante, pesante. Aiutami. Minchia, quanti cazzo siete? Qua moriamo. Qua moriamo. Fisso, fisso, Qua moriamo, fisso, fisso. No, ricarica adesso, no. I fottuti liker. I fottuti liker. Morite, razzarola. Muori. Porca puttana, quanti cazzo siete? Prendi, meno male che l'ho lasciato attaccare lei. Ora, curativo, per forza. E qua purtroppo. Non è che abbiamo tanta alternativa, eh. Cazzarola, mi avete veramente fatto male. Anche perché se scappavamo tanto ci inseguivano. Però, se no, abbiamo tenuto sti cuori. Vabbè, patience. Forse avevamo anche il tempo di scappare, non sono sicuro, non mi ricordo. Però diciamo che erano un po' tantini, per poter scappare. Sarebbero poi usciti anche da qua. Facciamo una cosa, proviamo a scappare. Se riusciamo, vieni, Sheva. Proviamo. Levati, oh! Sì. Se Sheva ce la fa, riusciamo a scappare. Ok. Allora avevamo il tempo di farlo anche prima. Vabbè, comunque abbiamo ammazzati, abbiamo ottenuto due cuori, cacchio erano, che poi c'erano un bel po' di soldi, quindi boh. Va bene, ora qua, questa parte qua è un po' stronzetta. Vediamo se riusciamo già a seccare qualcuno dalla distanza, no, ancora non si vede nessuno. Là c'è un'erbalerga, l'ho già vista, ricarica. Qua è una zona un po' di merda, perché si mischiano tanti attacchi da più fronti, quindi bisogna stare molto attenti. Soldi, sempre soldi. Va bene, va bene. Scendiamo giù di qua adesso. E poi. Ok. Oh, aspetta, ce n'era uno qua vicino. Allora, facciamo una cosa, adesso faccio attaccare Sheva. Ok. Muori. Quello lo faccio fuori io se riesco. Lasciala stare. Ok. Quello è andato. Ora ci ripariamo dietro il muro. Vieni qua, Sheva, perché ti fanno troppo fuori. Puttana. Mi hanno colpito sulla protezione del polpaccio. Ok. Purtroppo questi hanno la protezione ovunque. Non riesco a seccarli come vorrei. Questi invece sì, questi alla grandissima perché fanno schifo, non c'hanno niente. Ok, ora c'è qualcuno che lancia sempre le granate accecanti, basta. Ah, c'è uno qua. No, cazzo, ciccato in pieno. No, bastardo. Contro il muro, bastardo infame. Ok. Wei. Muori. E poi c'è uno là che lancia le granate incendiarie. E ce n'è uno qui. No, mi sembrava uno che stesse arrivando, invece no. Questa parte qua è un po' bastarda, eh. Dove sei? Muori, cazzo. No, si è abbassato, mi ha fatto sporcare un colpo. Muori. Cazzus. Ok, colpi di fucile quasi finiti. C'è un bastardo da qualche parte. Questo che sta facendo
La merda. Ok, però lo abbiamo seccato. Ora, questi prendo io. Oh, ce n'è ancora uno. Dov'è? Sceva, al riparo. C'è qualcuno che mi stava mirando malamente. Ah, l'ho visto, l'ho visto. Però fino a là. Ah, eccolo lì. Qui, preso. Prima che si. Ok. È una gara. Oh, l'ultimo sangue. Ui, muori. Ce n'era uno lì e poi ce n'era uno lassù. Però sto finendo i colpi dalla distanza ed è un peccato. Muori. Yeah. E basta. Direi che per adesso può andare bene così. Ora prendiamo questo. Questi prendili tu. Bella grazia che ci sono. Dunque, saliamo su. Se non altro abbiamo fatto. C'è ancora uno qua sotto, eh. Ma va a cagare, Pichu. Ok. Prendo io questa, grazie. Soldi. Oh yes. Per fortuna colpi di doppietta ne abbiamo un po'. Il problema è solo uno, che. Vieni qua. Che i colpi invece quelli di fucile. Oh, qua sono colpi di fucile. No, non posso prenderli. E allora ti lasciate questa, consegna, no, perché questa mi serve assolutamente. Ah, ok, grazie. Ah, li avevi già presi tu? Brava. Ho preso anche quello, va bene. Allora, facciamo una cosa, mischiamo questi. E so colpi. No, non ho spazio. Ah, ecco, però posso caricare la pistola. Perfetto, perfetto. Quindi questa te la posso richiedere volendo. Gimme a grenade. Bene. Ok, quindi per ora qua abbiamo fatto tutto. Ora, et labora. Di qua, cosa troviamo? Colpi, buono. Prendo io. Ah, non posso prenderli. Vabbè, prendili tu. Porca zozza. Eppure questi, non posso più tenere niente per la pistola. Ah, possiamo salire su di. Wow, aspetta, dove si passa? Un attimo di misunderstanding. Dove si fa? Wey, da dove si passa? Mi sono perso. Di qua non si può salire. Mi sa che dobbiamo passare sul nostro trasportatore, sai? Questa parte qua me la ricordo poco. Ah, sì. Tutto a posto, tutto a posto. Non ho detto niente, tutto a posto. Si scende giù di qua. Lì c'era. Lì c'era qualcosa. Infilati. Aspetta un attimo, lì c'era qualcosa che non abbiamo preso. Aspetta, no, voglio andare a prendere perché mi serve quello. Cosa c'è lì? C'è. Ah, beh, però niente. Facciamo una cosa, vediamo cosa c'è. C'è qualcosa di utile? No, soldi o un'erba rossa? No, niente da fare. Niente da fare, va bene così. Ok, quindi. Stiamo solo attenti a non farci tirare indietro qua da nostro trasportatore, perché sennò so cazzis amaris. Saliamo su di qua, ma c'è il tipo qua sopra che ci romperà i cuyun, ma noi con un colpo potente lo facciamo fuori. E poi gli schiacciamo pure la testa, beccati questa. Ok, recharge. Mi dai qualcosa? Colpi della Magnum, me coglioni, quanti ce n'hai? Buono, 12, questi poi contro Wesker ne facciamo un gran utilizzo. Boom. Oh, per fortuna con checkpoint, quindi se moriamo, culo pagato. Dunque. Qua, l'erba verde in mano a te, non mi piace. Consegna questa. Questa la prendo io. Dunque, qua, colpi di pistola. Non posso prendere colpi di pistola. Allora, riesco a cilindrare qualcuno da qua. Sì. Muori. Minchia, resistente. Tutti quelli che riusciamo a ammazzare dalla distanza è un bene. No, che cazzo, volevo ricaricare, ho sprecato un colpo, Pichu. Però da qua non ne riusciamo a prendere molti altri. Però se noi scendiamo giù di qua, stiamo a metà. Ok, questo lo facciamo fuori. Quelli li facciamo fuori così. Ok. E questi li facciamo fuori dalla distanza in maniera molto faiga. No, quello non era niente di che. Ok, morti. Morite. No, bastardo, si è spostato all'ultimo. Volevo vedere se esplodevi con questo. Sì, che esplodi. Stiamo a metà senza stare sui nastri, così almeno
Non ci porta nella fornace, che non è il massimo del divertimento. C'è qualcuno ancora sporto da qualche parte? Vorrei evitare di andare ancora. Basta. Gesù. Quello laggiù devo colpire, yeah. Basta. Cazzus. Anche con questo va bene. Yeah. Sceva, non andare troppo in avanti, che qua ci fanno il culo, eh. Ok, dovrebbero essere finiti il cazzo. Ui, 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 lanciano le granate, lanciano le granate. L'ho visto che lanciava la granata, l'ho visto. Togliti. Yeah. Ok, questi. Headshot. E questo non lo posso prendere in testa perché. Minchia. Ah, ma c'era tipo la cintura esplosiva e gli ho fatto saltare in aria tutto quanto. Bene, bene, bene. Ok, questo è a posto. Ma quanti cazzo siete? Basta! Uffa! Ok. Vieni qua mentre sei girato di spalle. Bravissimo. Dammi qualcosa. Ok, la musica è finita, andate in pace. È finita la musica, quindi vuol dire che è finito anche il pericolo. Good. Ok. Scema, non ti prendere la. No! Cazzus! Cazzus! No! Porco! Ma quanti cazzo siete? Vaffanculo a voi! Vaffanculo proprio a voi! Uffa! Che due coglioni! Basta! Basta! Ah! Bella miseria! Riesco a infilarmi qua prima che. Ah! Uffa! Su di qua! Minchia quanti cazzo erano. E tra l'altro adesso arriva una sezione pure tosta. E io continuo. Ok, qua lo blocchiamo. Perfetto, così questo non rompe più. Arriva una sezione tosta con degli altri tipi di nemici molto più forti. Di cui ho un po' paura, sinceramente. Quindi aspetta un attimo qua. Facciamo attenzione. Ok, qui cosa troviamo? Colpi di pistola finalmente li posso prendere, vaffanculo, non te li lascio. Me li prendo un po' io, questi, se permetti. Che poi tanto li faccio fuori in fretta, però. Questo cos'è? Prendila tu. Come on! Oh, scemo, qua c'è un file riguardo all'organismo mutante trovato negli impianti. Ecco, mi sa che parlano proprio di questo. Ok, qua come sempre vi lascio il tempo di bloccare il video se volete skippare, stoppare, diciamo, per leggere, altrimenti skippate pure, come sto facendo io. Benissimo, quindi qua troviamo. Quella! Quella! Un SIG, una mitraglietta. Sheva, puoi prenderla tu? Hai l'inventario pieno? E allora fai una cosa. E non volevo prenderla io perché mi scoccia. Ah, ma tra l'altro c'ha quante mitragliette c'ha? Questa dovevo lasciargliela nell'inventario, mi sono dimenticato. Fai una cosa, dammi questo. E questa la prendi tu. Tu sei addetta alle mitragliette, sceva. Te l'ho detto, devi non farmi girare le scatole. Qua comando io. E questa è casa mia. Ok, qua la corrente non funge. Ovviamente, ma anche la corrente ci deve essere un modo per ripristinarla. Molto bene. Quindi andiamo a cercare un modo per ripristinare la corrente. Ora, fucile, vediamo qualcuno in lontananza? No, bene, cioè bene, indifferente. Qua ci si può riparare? No, ed è una buona cosa, vuol dire che non c'è nessun nemico che ci rompe il cazzo dalla distanza. È un po' incasinata questa sezione perché è molto intricata e ci sono dei nemici, come potete vedere qua, sono già dei bozzoli che ci fanno già presagire niente di buono. Prendi quei colpi. Perché non li hai presi? Prendi sti colpi. Ok, perfetto. Sentiamo già rumoreggiare. Ci sono dei nemici un po' bastardelli qua. Che. Missili. Oh già. Penso di sì. Di qua si può procedere? No. Ah, si può andare di qua. Qua c'è il generatore. Prima di andare a prendere il generatore, guardiamo qua e guardiamo se possiamo ripristinare
Non posso neanche prendere colpi di... Dai, ma non scherzare. Troppa roba. Facciamo una cosa. Minchia, troppa roba c'ho, porca puttana. Anche perché avrei voluto mischiare. Facciamo una bella cosa. Allora. Lasciamone uno. Questa la prendo, la mischio. Non posso... Aspetta, ricarico. Perfetto. Questa la prendo. Non volevo fare quello. Ok, perfetto. Combina e siamo a posto. Poi prendo questo. Fucile qua, come siamo messi, ricarichiamo. Sì, assolutamente. Faccio tutto questo prima di andare ad attivare il generatore, perché poi inizia una sezione un po' tostina. Allora vorrei fare tutto prima. Recuperare munizioni, eccetera, eccetera. Qua, soldoni. Ok, deve avere un portafoglio veramente enorme, Crisp, per dire tutta sta roba. Va bene. Qua come inventario siamo messi malissimo. Cioè, benissimo come oggetti, però c'è un sacco di roba. Tira la leva. Good. Tra l'altro sta parte verrà veramente lunga. Non so se la dovrò dividere. Io la registro tutta in una soluzione unica. Ma sicuramente è capace che la dividerò. Ok, abbiamo già sentito quello che non vorremmo mai sentire. C'è un nemico semi-invisibile e letale. Per fortuna quello era un checkpoint. Eccolo qua. Eccolo qua. Cazzo. E sarebbe il caso di provare a seccarlo. Ai 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 ai. Ah, eccolo qua. Ok. Questo dovrebbe avere un bersaglio sulla pancia che lo rende vulnerabile. Però è letale questo nemico, è letale. Se vi avvicinate troppo, rilascia una sorta di gas che vi intontisce, vi annebbia la vista. Ok, e il nemico diventa letale perché vi tipo dà una coltellata con quei ganci che c'è davanti. Ok, apri la parte frontale. Ok, vieni giù di qua. Cioè, questo cerchiamo di farlo fuori, perché poi non so se ce n'è un altro più avanti e non vorrei. Ok. Ah, eccolo lì il bersaglio. Ce n'è anche uno sulla schiena. Vedete? Questo fa. Rilascia quella sorta di gas mortifero. Apriti. Via. Via, cazzo. Via. Via. Dobbiamo prenderci un po' di distanza. Ok, sei già qua, porca puttana. Muori. Ok. Mamma mia. Tosto, tosto questo qua. Dammi qualcosa di valido. Pietra della forza come gioiello. Questo ci dà abbastanza. Tra l'altro, cazzo, senza che mi gira in faccia, porca puttana, che palle. Sempre nei momenti meno opportuni, che palle. Basta. Allora. Con calma. Dunque, abbiamo riattivato la current. Ora, possiamo scendere di qua e attivare questo. I suppose. Giusto? Attivata? Oh yes. Lunga sta parte, è lunga. Tanto ci sono questi nemici qua che sono dei bastardi. Questi qua sotto. Ok, scendi giù. Ora. È proprio così, proprio così. Queste sono delle cavie che vanno ad incenerirsi. Il problema che non sono proprio morte del tutto, nel senso che se ci si avviciniamo troppo si risvegliano, diciamo, e quindi ci toccano le balle. Eccoli lì. Oh, ce n'è uno qua. Eccolo qui. Prendi questo che c'è un bell'oggettino. Ah, devo passare di qua. Veloce, veloce, prima che sia per quello. Veloce. Ok, ce l'abbiamo fatta. Di qua. Vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante. Colpi di pistola, te para te. E colpi di mitraglietta, che culo, eh. Qualcosa per me? Mai, eh. Mai una gioia, mai una gioia. Vabbè, fa niente. Cazzo di zanzara, fa un po' t'ammazzo, eh. Bastarda, mignotta. Bene. Andiamo qua. Good. Quant'è? Mezz'ora di registrazione. Porca paletta. Bene. E qua, ora. Non so se finisce qua il capitolo, se c'è ancora una sezione, non so se è già qua Ouroboros, non mi ricordo sinceramente. Granate incendiarie, non ho più spazio. Ok,
Questo prendo io. Quella la prendi tu che ne hai già uno nell'inventario. Munizioni di pistola. E granate incendiarie non ne puoi più. Perché non ne puoi prendere altre? Stai scherzando? Scusa, c'è ancora uno spazio. Granate incendiarie. Ah, ma granate. Per il lanciagranate, giustamente. Quindi è roba che ci può servire questo. Ma ci sono colpi di pistola. Posso ottimizzare qualcosa? No. Mi devo ricordare di togliere due mitragliette a sceva, perché tengono solo spazio e basta. Però lo faremo poi. Mi dispiace lasciare oggetti così. Avessi lasciato quello che dovevo nell'inventario, a quest'ora l'avrei potuti prendere. Sheva. Glad you could make it. Up here, you two. Marcella, where's Jill? Jill, Jill, Jill. You're like a broken record, you know that? Just as single-minded as he said. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here, enjoy. The Ouroboros is a new DOW, and you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of setting it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find that soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Stella, wait! Fucking Xella. Ok, qua abbiamo il lanciafiamme. Però, facciamo una bella cosa. Qua possiamo poi. Oh, abbiamo dei curativi qua. Ricordiamocene. Facciamo una cosa. Utilizziamo prima questi. Poi. Dai, veloce, veloce. Vieni indietro. E poi dopo andiamo a prendere il lanciafiamme. Vieni. Tanto qualche corpo te lo potremmo già dare nel frattempo, che non è mai male. Ok, prendi quello, bravo, ok. E quello è il punto debole, sì. Okay. Allora colpiamogli lì quei punti nevralgici. Bene, però andiamo adesso. Volevo vedere. Granate incendiarie. Abbiamo un bel po' di roba qua, da raccogliere volendo. Queste me le prendo. Yeah. Abbiamo ancora questo qua. Dove si. Ah, si è materializzato qua davanti a noi, cazzo. Ora è carico, possiamo andarlo a prendere. Buono. Bene. Good. Vieni, sceva. Che andiamo a prendere il lanciafiamme. Abbiamo ancora questo. Potremmo utilizzarli tutti questi qua. Finché li abbiamo, utilizziamoli. E direi che puoi anche attaccare. Siccome le munizioni ce l'hai, potresti anche andare. Dove sei? Oh, qua. Fuck.
Ok. Continuiamo anche un po' della distanza, visto che qualcosina magari possiamo fargli. No, mamma mia, curati. Volevo che venissi qua, bastardo. Volevo che venissi qua. Sai che ti dico, vado a prendere lanciafiamme. Non preoccupiamoci, perché curativi ne abbiamo, eh. Abbiamo quelli due che possiamo andare a prendere di vicino. Vieni qua. Vieni qua. Te lo scarico tutto addosso. Stammi lontano. Ok. Oh. Mamma mia. Evitalo, buono. Mamma mia. Ancora. No, perché lei... perché l'hai tolto, Pichu? Ok, ah! Te lo scarico tutto addosso, questo, good. E poi lo vado a riposizionare qua. Bene. Ora, mamma mia! Prendi questo e prendi questo. Doppietta. Scappiamo! Bene. Ricordiamoci che abbiamo... oh, c'erano i colpi di fucile lì, di doppietta, voglio dire. Evitalo, no, no, no! Cazzus, cazzus! Devo andare a prendere quel curativo che c'era nella teca. Vieni, 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 scappa. Tanto mi ha pure rallentato. No, cazzo! Via! Vieni qua che ti faccio saltare in aria. Cazzo di zanzara, minchia, proprio adesso! Ok. Da qua riusciamo a fargli qualcosa. Cosa? Ok, prendi quello, bravissimo. Yeah. Bene. Prendiamogli quelli. Perfetto. Ora, vieni qua. Te l'avevo visto prima. Cazzo, equipaggia questo. Dove sei? Dove sei che lancio questo e poi prendo l'erba? Dove sei? Cazzo. Bastardo. Infamone. Ok, vado a prendere adesso questo. Sheva, vieni qua. Prendiamo questo e ci curiamo. Brava, quella prendila tu. Oh, cazzo. Cazzo, finalmente. Ma mi ha fatto ciumire tutti i proiettili. Mi ha fatto impazzire. Minchia, non moriva più. Ma cazzo, non me lo ricordavo. Cioè, me lo ricordavo forte, ma non così tanto. Per la miseria. Sono morto una volta e ci ho messo un fottio di tempo. Cazzo, è stata dura, fidatevi. Mamma mia, comunque è andato. Ovviamente qua io, cioè, taglierò tantissimo, perché vi faccio vedere parte del primo scontro prima di morire. Farò il taglio alla morte e poi farò vedere l'ultima parte. Qua ho combattuto tipo 25 minuti, una cosa così. Perché poi a un certo punto ho finito le munizioni e ho dovuto continuare ad andare giù di lanciafiamme. Quindi devo scagliarglielo contro e ricaricarlo di continuo. È stato tosta. Vabbè. Comunque, e come potete vedere, infatti non c'ho più un cazzo di niente. Allora, adesso con una partita organizzeremo il tutto, vendiamo un po' di roba e magari potenziamo anche qualcosa. E poi magari vediamo anche di vedere quali armi portarci dietro. Adesso valuterò un pochino. Comunque, io per adesso vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima parte di Resident Evil 5 per PS3. Quindi, alla prossima ragazzi. Ciao ciao!